The New Stories. La tua informazione libera. Oggi il litorale di Torre del Greco è stato devastato da una violenta tromba d'aria che ha provocato ingenti danni alle strutture balneari e abbattuto numerose palme lungo la passeggiata. Il violento fenomeno atmosferico ha causato panico tra residenti e turisti, mentre i gestori degli stabilimenti balneari hanno dovuto fare i conti con le gravi conseguenze del forte vento. Le prime segnalazioni sono arrivate dai cittadini presenti sul posto, che hanno immediatamente allertato le autorità locali. Fausto Lunella, presidente della cooperativa Mare Nostrum, che rappresenta i gestori dei lidi della zona, ha descritto una scena di devastazione. I danni sono stati enormi. Ombrelloni e sdraio sono stati spazzati via. Le strutture estive distrutte e persino i mezzi di soccorso dei bagnini sono stati danneggiati. La tromba d'aria ha colpito con una forza imprevedibile, rendendo gran parte delle attrezzature degli stabilimenti inutilizzabili. Nonostante lo shock iniziale, il personale si è messo subito al lavoro per ripristinare la situazione il più rapidamente possibile. Speriamo di riuscire a sistemare tutto entro la fine della giornata, ha dichiarato Lunella, esprimendo la sua determinazione a riportare la normalità sulla costa. Il comune di Torre del Greco ha prontamente attivato i servizi di emergenza per far fronte alle conseguenze del disastro. Squadre di operai e personale in servizio di reperibilità, con il supporto della Polizia Municipale, sono intervenuti per ripristinare la viabilità e rimuovere palme abbattute e detriti pericolosi. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.